Ciao ragazze, ciao ragazzi e bentrovati all'interno del mio canale YouTube. È da un po' di tempo che non registro un video tutorial all'interno di questo canale, quindi proprio oggi, in considerazione del fatto che ho trovato questa cassettina al mercatino delle pulci, ho pensato come la posso reinventare, come la posso trasformare. Sarà un lavoretto molto semplice, vedrete, niente di particolarmente complesso e arzigogolato, però ho pensato di realizzare questo video così magari lo posso condividere con voi e darvi qualche idea se anche voi avete magari in giardino o trovate magari nei negozietti delle pulci o nei negozi dell'antiquariato cassettine di questo genere. Ma prima sigla! Cominciamo quindi subito con il tutorial. Innanzitutto ti ricordo, se ti fa piacere mantenerti in movimento all'interno di questo canale, di iscriverti e quindi di cliccare sulla campanellina per fare in modo che tu possa ricevere le notifiche tutte le volte che poi posterò un nuovo video. Ma veniamo a noi, naturalmente se vuoi, poi ti piace il video, lasciami un mi piace perché farà piacere anche a me. Allora, che cosa ho trovato all'interno del mercatino questa volta durante le mie varie peregrinazioni? Ti ricordo inoltre che sulla mia pagina Instagram mi puoi seguire dentro francescablasi.it e da francescablasi.it potrai andare a scoprire tutti gli oggetti particolari che scovo nei mercatini dentro la pagina tematica Mercatino alla Chalk. E anche le pitture, i trattamenti ed eventualmente, se ti può interessare, anche i corsi di formazione o i corsi di pittura, nel caso in cui volessi saperne di più. Ma veniamo a noi. Di che cosa si tratta? Si tratta di una vecchia cassetta della frutta, appunto, visto e considerato che c'è scritto Peras Argentinas, che non è particolarmente resistente, nel senso che non ha una struttura che possa essere sovraccaricata, ok? Quindi è piuttosto delicata. Ma avendo questa caratteristica di questo legno comunque usurato dal tempo e naturalmente questo diciamo che può essere definito come uno stencil naturale, ok? Ho pensato di reinventarla e quindi la prima cosa alla quale ho dovuto pensare è che cosa ci faccio, considerando che al suo interno non potrò mettere magari materiali per poterla utilizzare proprio come una cassettina, in considerazione del fatto che si sfonderebbe perché non è molto resistente nella parte sottostante. Senza doverla andare quindi a rinforzare quant'altro, ho pensato semplicemente di utilizzarla qui per questo mio tavolo da lavoro, posizionata in questa parte del tavolo, cioè al centro, con al suo interno una serie di fiori stagionali che vanno a imbellettare comunque il mio laboratorio. E così mi sono detta: va bene, come la trasformo? Che cosa posso fare? E così, presa dall'onda, diciamo, del recupero creativo, ma anche del mantenimento di questa struttura in legno, ho pensato di ridipingere le parti semplicemente laterali del legno, perché in questo caso, per esempio, ho questa brutta scritta che non mi piace affatto. E quindi la mia idea è stata quella di utilizzare la chalk chiara, quindi la chalk nella tonalità ghiaccio. Adesso la sto girando un pochino, come sapete, e quindi procedere con la pittura del supporto. E quindi molto semplicemente vado ad applicare il colore direttamente sopra al legno, direttamente, non c'è bisogno di passare nessun primer, nessun aggrappante, né nulla di tutto quello che pensiamo a volte possa essere necessario applicare. Probabilmente, se mi state seguendo già da un po' di tempo, sapete che le mie pitture, la chalk, sono state rinnovate, quindi è stato fatto proprio un relooking del sito e anche dei colori. Quindi inizialmente erano 30 colori, adesso sono diventati 50, più di 50 in realtà. E potrete trovare un sacco di colori per gamma, molti più di quelli che trovavate prima, e ce ne sono veramente di molto belli. Qualche colore della linea vecchia è rimasto, quelli diciamo i must have, quelli che andavano maggiormente, e poi tutti gli altri ho voluto rinnovarli per creare qualcosa appunto di nuovo anche sulla base dei colori che io preferisco. Infatti, per esempio, questo che vedete qua sotto del tavolo
è il color roussillon che fa parte appunto della nuova linea. Come potete notare, questa è la prima mano di colore. Passo alla parte di qua, adesso magari metto un pezzettino di carta per evitare di macchiare il tavolo. Tutti i colori che diciamo fanno parte di questo laboratorio sono rimasti all'interno della linea, quindi per esempio il tè nero, che è il colore che vedete qui in questo mobile, che è un grigio ceruleo, un grigio francese che ho diciamo tirato fuori da uno dei miei viaggi in Francia. Cosa ho combinato? Niente, che fortuna. E diverso dal nuovo pietra, che invece è un colore di grigio più intenso e più definito, non vira verso i toni dei celesti e degli azzurri. Questo diciamo più vibrante, un colore più acceso rispetto al pietra, che invece è un colore di grigio più deciso, ecco. Come potrete notare ora, che cosa sto facendo fondamentalmente? Semplicemente sto dando una mano di colore per andare fondamentalmente a coprire quella scritta che non mi piaceva. Però in realtà questo effetto, diciamo così, e soprattutto il colore che ho scelto, quindi il color ghiaccio, l'ho ripreso da una realizzazione che io ho già fatto. Vediamo se qui ho qualcosa da farvi vedere. Queste cassettine qui, per esempio, questa è l'unica non dipinta, però poi magari ve la trovo una dipinta. Comunque, avevo dipinto i manici di queste cassettine, non so se voi riuscite a vederla, probabilmente no, con questa tonalità ghiaccio. Quindi esistono, diciamo, qui nel mio laboratorio un po' sparse, alcune cassettine che hanno già la tonalità naturale del legno in abbinamento con questa tonalità. E quindi mi sono detta, ok, nel caso potrei eventualmente creare qualcosa che richiami questo. Naturalmente la parte interna a vostra discrezione se colorarla o meno, perché ovviamente nel momento in cui si andrà a riempire, no, di verde, di fiori o di appunto bacche o quello che sarà durante il periodo invernale o estivo, chiaramente la parte interna si andrà a perdere. Non è detto che però lo si riempia tutto o che magari voi vogliate tenerla come un contenitore di fiori e quindi pieno di cose. Potrebbe anche diventare un contenitore da scrivania per appoggiarci dentro anche altre cose, no? Quindi per evitare la confusione in giro per il tavolo e mettere in ordine le cose, che ne so, portafogli, eccetera, eccetera, cioè portafogli, non portafogli soldi, ma proprio fogli, no? Quindi volendo si potrebbe pensare anche di andare a dipingere la parte interna e quindi la dipingiamo in questo caso, vediamo se riesco a farvi vedere. Comunque, la cosa particolare di questi colori è che hanno un livello di copertura molto 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 elevato e quindi vi renderete conto che è molto semplice e molto veloce andare a pitturare e a trasformare quello che volete, insomma, anche perché potrete veramente trasformare ogni cosa. Ovviamente, se avrete delle superfici. Ho macchiato anche un pochino il laterale. Se avrete delle superfici molto lucide, vi consiglio una passata di primer aggrappante. Diversamente, se vorrete realizzare l'effetto shabby, quello tipico, no, della decapatura e quant'altro, potrete anche semplicemente passare una mano solamente di questo prodotto, che vi permetterà, una volta passata poi la carta vetrata, di ottenere l'effetto tanto desiderato per qualcuno è tipico, diciamo, dell'effetto shabby chic, quindi con la scrostatura a vista. Poi naturalmente molto spesso quando facciamo queste realizzazioni, io adesso lo sto facendo qui con voi, quindi può capitare di fare degli errori, di macchiare, magari se non abbiamo isolato bene il supporto, perché potrebbe anche essere che capitare, come nel mio caso, visto che non ho isolato con lo scotch di carta a supporto, di macchiarlo internamente. Vedete? Io ho realizzato questo e questo. È
una scelta a discrezione, appunto, potremmo anche fare tutta la parte laterale, di modo tale che così è anche un modo, diciamo, per pulire la cassettina. Io questa cassettina l'avevo già pulita con l'acqua e poi l'ho fatta asciugare fuori all'aperto, però non è mai, come dire, sufficiente anche il fatto di poterla rinnovare e pulirla anche, perché i pezzi vecchi a volte, insomma, una passata di colore non li fa neanche male, anche perché sarà una parte interna che non vedremo, ma che appunto ci permetterà di rendere la nostra scatolina anche un po', diciamo, con quella sensazione di effetto più pulito, insomma. Nella parte dove ho le peras argentinas, quindi il mio stencil, questo stencil vero, ok, che manterrò e quindi che non andrò a coprire, ho pensato di andarlo a rendere maggiormente profondo con la cera bianca. Nella linea trovate la cera base, che ha una caratteristica, diciamo, è diversa dalle cere normali che si trovano, perché ha appunto una finitura totalmente bianca. Normalmente le cere che sono in commercio si trovano paglierine, quindi un po' giallognole. Quindi, mentre aspettiamo che la nostra cassettina asciughi nella parte laterale e interna, procediamo con il fronte. Quindi, che cosa faccio? Cambio pennello. Mi è andata un po' di pittura, mannaggia. Cambio pennello. Io generalmente per le cere utilizzo, mentre per il colore vado ad utilizzare un pennello piatto con questa struttura. Poi nel sito della Chalk, se volete, potete trovare anche quelli tecnici con l'intercapedine. Se no, generalmente per le cere utilizzo il pennello a diametro tondo, mi trovo molto bene. Questa è la cera e comincio a intingere il pennello fino a quando la superficie, diciamo la quantità di prodotto prelevato, è sufficiente, e poi la vado a passare sulle mie peras argentinas, che detto così potrebbe sembrare qualcos'altro, ma insomma va bene. In questo modo la cera non andrà a modificare in alcun modo il colore, ma andrà a rendere più vibrante e più profondo l'effetto della superficie, oltre che naturalmente proteggerla. Quindi io lascio la mia cera, in questo caso, agire, e penetrando creerà un effetto ancora più scuro della superficie. Ora, la parte sovrastante, diciamo così, adesso voi da lì non la vedete, ma insomma vi faccio vedere in questo modo, qui risulta un po' macchiato rispetto al colore che è stato dato precedentemente. Quindi quello che posso fare è schiacciare, diciamo, con il pennello precedentemente intinto di colore, dando una continuità, quindi non risulterà perfettamente colorato, però avrà una sua continuità e un suo perché. Perfetto, e io proseguo con la parte, io aiuto, con la parte successiva di qua. Qui c'è stata una macchia. Come faccio se, per esempio, capita che, può succedere, che macchio il supporto? Carta vetrata. Dove ci sono delle macchioline di colore, perché può capitare di fare delle sbavature, con un pochino di carta vetrata vanno via. Ok, quindi io proseguo con la mia cera anche da questa parte, e come si può notare, il colore diventa più intenso rispetto a prima.
Quindi rispetto a dove non l'ho passata. Quindi tiro la cera in questo modo, una volta che passo la superficie, la tiro anche un pochino e la lascio agire, la lascio andare dentro. Proseguo con il mio schiacciamento anche qui. Ed ecco che la mia cassettina porta fiori è temporaneamente pronta. Adesso aspetterò quei 10 minuti circa che la cera vada a penetrare all'interno del legno e poi con un bel panno andrò a muovere la superficie. Ma in realtà aspetterò anche che la superficie del colore, insomma, della la pittura che ho dato si asciughi in modo tale da passare una seconda mano di cera e per far sì che tutta la mia struttura della cassettina venga protetta, così come il mio fronte e il mio retro. Tutt'al più, quello che potrei fare a questo punto è valutare se dipingere anche le mie doghe interne, ma questo lo lascio a vostra discrezione. Bene ragazze, in questo video insomma è tutto. Adesso vi lascio le fotografie di come risulterà appunto l'allestimento con la mia cassettina totalmente, parzialmente trasformata. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!